Onorevole, come mai la nascita di questo movimento civico, per la verità già presente da un po' di tempo sul territorio regionale, e qual è la sua collocazione politica? Ma il movimento nasce da un'esperienza che abbiamo fatto con tanti amministratori, con tanti consiglieri comunali, nelle diverse realtà e anche nelle diverse elezioni provinciali. Oggi ci tocca il compito di mettere insieme tutti questi amministratori di buonsenso e tutti questi moderati in un momento in cui è saltato il vecchio schema bipolare centrodestra e centrosinistra per quanto mi riguarda, perché non credo che, come dire, coalizioni così conflittuali possano governare. C'è bisogno di rimescolare, per quanto ci riguarda dobbiamo aggregare quelli che hanno le stesse idee di buon governo e di buon senso, e c'è un grande spazio qui in Calabria. Onorevole, il movimento come guarda la situazione politica calabrese? Oggi quindi l'inaugurazione di un movimento civico che abbraccia l'intera regione, quindi qual è il rapporto con la Calabria? Il rapporto nasce, dipende dalla realtà. Noi, diciamo, dove c'è un'azione di buon governo, tipo come la Mesia, sosteniamo il sindaco. Per quanto riguarda la regione, noi siamo in una logica terza, vogliamo verificare come verrà usata, diciamo, questa capacità di governo in questi ultimi anni da Oliveri, dopodiché saremo nella condizione di stabilire quale sia l'esperienza migliore che possa succedere a questa attuale presidenza.